Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto o ben ritornato qui sul mio canale. Oggi c'è l'ultima lezioncina sulle rune, dove ti spiegherò il significato di ciascuna runa così che tu possa prendere nota e quindi affrontare una divinazione vera e propria e quindi cimentarti nella pratica. La prima runa è Feu, il cui significato è bestiame, ed essa vuol dire fiducia, ripresa, guadagno, commercio e figli. Qualcosa di nascosto può venire alla luce e anche evoluzione, evasione. La seconda runa è Uruz, il cui significato è forza primordiale. Essa vuol dire libertà, potenza, furore, passione, conquista, avanzamento, coraggio e rischio di cadute per chi esagera. Quindi magari evitate di esagerare. La terza runa è Turisat, il cui nome vuol dire spina. Ed essa significa incantesimo, strategia, buoni progetti, calcolo, rischio di indebolimento per chi tradisce le regole, fortuna da cogliere prima che un imprevisto la possa allontanare. La quarta runa è Ansutz, il cui significato è parola. Essa può esprimere saggezza, eloquenza, ispirazione, studio, poesia, creatività, amore, amicizia, consigli utili, preda, bottino, e dice di stare attenti ai debiti e alle tentazioni. La quinta runa è Raido, il cui significato è cavalcare. Essa è associata a entusiasmo, impresa, movimento, viaggio, trasloco, aiuto, cooperazione, retrocessione per chi scarica errori sugli altri. La sesta runa è Kaunaz, che significa fiaccola. Essa è associata all'abilità, verità, illuminazione, chiarimento, purificazione, perdono, soluzione di un problema, pericoli, incidenti e malintesi superati, giustizia assicurata. La settima runa è Jebo e vuol dire dono divino. Ad essa è associata l'ospitalità, generosità, premio, vincita, fortuna, dono ricambiato, talento messo a frutto, deperimento, povertà e crisi per chi non merita. E dice che c'è un tradimento annunciato. Fate attenzione. L'ottava runa è Wunjo, il cui significato è soddisfazione. Essa può significare unione, fedeltà, complicità, aiuti nel lavoro, occasioni di carriera, desideri esauriti, pericoli evitati, risalita dopo aver toccato il fondo. Niente male. La nona runa è Agalaz, che significa grandine. Essa può significare sacrificio, cautela, solitudine, preoccupazioni, danni, debiti, nascita imprevista e inizialmente non desiderata. Insomma, è un po' mai una gioia. La decima runa è Nautiz, che significa necessità. Può significare dura lezione, destino, bisogno, legame forte ma coercitivo, agitazione, ribellione, solitudine, apatia, ricerca dell'essenziale. Quindi magari state cercando qualcosa. L'undicesima runa è Isa, che significa ghiaccio. Può significare riflessione, vittoria sugli ostacoli, abitudini, vizi e pretese da controllare, resistenza. La dodicesima runa è Gera, che significa raccolto. Può significare risultato, raccolto, ovviamente, beneficio, matrimonio di interesse, guarigione, ripresa, compimento di un ciclo. Niente male, direi. La tredicesima runa è Iwaz, che significa tasso, ovviamente l'albero, il cui significato è segreto, magia, mistero, sensitività, veggenza, intuito, indipendenza, durata, continuità e silenzio. La quattordicesima runa è Perto, che significa bussolotto. I suoi significati sono diplomazia, abilità, controllo della situazione, protezione assicurata, intuizioni preziose, colpo di genio, vincita al gioco. Mica male! La quindicesima runa è Algiz, il cui nome significa alce. Essa può significare resistenza, aiuto, scudo, slancio, recupero, impedimento reale ma superabile, protezione assicurata. La sedicesima runa è Sowilo, la mia runa, e significa sole. Essa vuol dire energia, successo, genialità, attività, autocontrollo, padronanza di sé, vittoria sugli intrighi e le passioni. La diciassettesima runa è Tiwaz, che significa spada. Essa può significare onore, potere,
Guida, bersaglio centrato, vittoria, chiarezza, intrigo sventato, il male viene vinto, fare attenzione alle invidie e alle vendette. Mi raccomando, fate attenzione alle vendette e alle invidie. La 18ª runa è Berkana, che significa betulla. Essa è associata alla femminilità, fertilità, progetto, crescita, gioia, piaceri, alimentazione, gravidanza e bambini. 19ª runa è Ewaz, che significa cavallo. Essa è associata all'amicizia, alla fedeltà, alla fiducia, alla devozione, al matrimonio, alla promozione e all'aumento. Siamo quasi alla fine. La 20ª luna è Manaz, che significa uomo. Essa è associata alla mediazione, influenza, idealismo, autonomia, vittoria legale sofferta ma certa e un possibile tradimento in amore. Mi spiace. La 21ª luna è Laguz, che significa acqua. Essa è associata all'equilibrio, l'introspezione, l'inconscio, la medicina, spiritualità, prove, umiliazioni e disaccordi da superare. Quindi mettetevi d'accordo. La 22ª luna è Inguz, che significa focolare. Essa è associata alla fertilità, alla costruzione, al riparo, rendita, buoni investimenti, relazione nascosta, piaceri e lusso. La 23ª runa è Otila, che significa proprietà. Essa è associata alla casa, al patrimonio, all'eredità, alla famiglia, alla tradizione, insegnamento dal passato e alla fortuna. La 24ª runa, che è la penultima, è Dagaz, che significa giorno. Essa vuol dire luce, cambiamento, inizio, nuovo ciclo, fortuna, matrimonio e intrigo sventato. La 25ª runa, come puoi vedere, è senza alcun segno. Essa non corrisponde né a un periodo dell'anno né a un'ora ed è al di fuori dal tempo e dello spazio. Quindi per questo che è vuota. Essa è associata all'albero di tasso e vuol dire eternità, nuova direzione, cambiamento radicale, successo completo e massima protezione. Insomma, niente male, direi. Come puoi vedere, il significato delle rune sono principalmente delle parole, quindi ti suggerisco di utilizzare il tuo intuito per cercare di dare un senso al responso. Quindi, per esempio, se ti venisse fuori in una lettura successo, travagli e occhio all'invidia, probabilmente le rune ti stanno dicendo: guarda, fai attenzione all'invidia perché probabilmente ti possono portare problemi. Però comunque riuscirai ad avere successo in quello che stai cercando di ottenere. Ti suggerisco anche di leggere questo libro, La magia delle rune, della casa editrice Edizioni dell'Acquario, perché praticamente ti dà sia un'infarinatura della mitologia delle rune, come venivano utilizzate in passato, e come puoi vedere ti danno il significato anche delle rune. Io solitamente, quando faccio una divinazione, utilizzo i significati che ci ho dato delle rune, sia questi qui del libro, perché probabilmente ci possono essere certe volte in cui non riesce ad avere un quadro completo con solo le nozioni che ti ho dato prima, e quindi magari ti riesce più facile se leggi anche questo libro, che spero di poterti dare il link in sottoscrizione. Con questo è tutto per quanto riguarda la nostra lezione sulle rune. Spero che ti sia tutto chiaro e che tu possa gioire nel profetizzare il tuo futuro o riflettere su qualche cosa che ti assilla. Per qualsiasi informazione o dubbio ti invito a lasciare un commento sotto o comunque a scrivermi anche nei link che trovi sotto. Ringrazio tutti quanti quelli che si sono iscritti, vi abbraccio forte forte forte, anche se con la quarantena non si potrebbe, però un abbraccio virtuale a tutti quanti. Ti auguro una magica giornata, ti invito anche a iscriverti al canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con gli altri video, e se ti va ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. Ciao Mellon!